semplifichiamo la cosa. Primo meccanico, Andrew. Secondo meccanico, che non ricordo il nome, Gojiska, che è il paesino del meccanico. Terzo meccanico, non mi ricordo il nome, RS, che è il nome dell'officina. Quindi nel frattempo sto andando a comprare la burrata. Guarda che bello. Allora, dicevo, Andrew è stato il meccanico, è il meccanico, diciamo, per eccellenza, professionale nel lavoro, lui sa, solo che non ha un ponte, non ha una trincea, e il lavoro lo fa, però cazzo, prima di fargli fare un lavoro, mamma mia, quante parole, quante. E la macchina Russian Technology, Russian Car, insomma, io non è che posso stare ad ascoltare solo le negatività, no? Capisco io già da me per me che la macchina è quella che è, però devo andare avanti, no? Per esempio, sono andato ultimamente per le ridotte e mi fa Russian Car, insomma, me l'ha menata 20 minuti che il cambio non è fatto bene, insomma, no, non è che posso star lì, ho un problema, risolviamolo, basta. Però in ogni caso, meccanico per eccellenza, e si è abbassata la benzina o una Lada. E quindi si era spostato dall'officina nella quale lavorava prima. Lui ha lavorato per 10 anni alla Suzuki, e già l'ho detto. Dopodiché è andato in un'officina che era di uno proprio disorganizzazione. Lui nel suo disordine conosce tutto, sa tutto, ok? Ed è quello che mi ha sempre sistemato la Watts. Ultimamente avevo questo problema, appunto, che avevo consumato in un attimo tutta l'acqua e mi è uscito l'affare della temperatura, si sentiva un po' di puzza di bruciato, e controllando l'olio ho visto che ce n'era poco, nel livello ce n'era poco. Ok, cosa fa? Si butta? No. E quindi abbiamo constatato insieme che era molto probabile che fosse stata la testata, però di fumo fuori non ne usciva. Infatti io fumo bianco non ne ho visto, e comunque vabbè, è un po', insomma, io mi fido anche del meccanico, no? Non sempre, però mi devo anche fidare, no? Bene, ok, detto questo, ok. Detto questo che cosa? Detto questo abbiamo appunto controllato, allora niente, cancellato le vacanze, perché non sai mai se magari vai avanti, insomma, sarebbe stato necessario fare altri 500-1000 km, controllare se l'acqua bolliva all'interno del radiatore, anche buttare la pasta, il gioco era fatto. Però ho detto no, non posso. Poi adesso sta sistemando il capannone perché entrava l'acqua, doveva mettere un altro telo, mi fa non ho tempo, ok, via. Allora sono tornato dal meccanico di Gojiska, ok, quello che mi ha montato i pannelli e le casse, e che non è professionale, però fa il suo lavoro, infatti è sempre pieno di gente, è sempre pieno di auto.
Mi fa: guarda, sono andato là. Dico, okay, dai, vabbè, va, portiamola là. Anche perché una volta l'avevo portata per un problema all'asse anteriore e alla fine l'ho ritirata. Che sì, l'ho fatto apposta, però Andrew me l'ha poi sistemata, no? Perché in effetti portava da un lato, insomma, ok. Allora che cosa? Ok, sono andato da questo qua a Gojisca, però non ho tempo, se la vuoi devi portarla a gennaio 23, 2023. Ok, niente, ma io a me serve la macchina, amico. No, no. Guarda, ti do l'indirizzo di un altro, ok? E quindi sono andato da quest'altro RS. E il meccanico è salito a bordo, mi ha scrutato il motore, mi ha toccato un tubicino e ho visto il fumo che usciva fuori e ho avuto un'illuminazione. Qui c'è una perdita. Dopo avergli spiegato la situazione, siamo andati a vedere se usciva il fumo, eccetera, eccetera. Dopo avergli spiegato la situazione, mi fa: qui hai una perdita del liquido del radiatore. Ah, un'ora me l'ha sistemata. Puzza di bruciato non ce n'era più. Quindi si pensava che era la testata, ma non era la testata. Quindi un netto risparmio e anche ho risolto un problema. Dopodiché mi fa: guarda, facciamo un controllo generale. Let's see how it is. Ok, allora gliel'ho portata lì il giorno dopo, mi hanno fatto un controllo generale, mi hanno, siccome avevo appunto il gear che non mi funzionava, non mi entravano più le marce, allora mi ha controllato il gear, che in effetti l'olio era nero, 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 come il carbon. C'era troppo olio anche nel motore, perché io, considerando che il livello era molto basso, ne ho aggiunto, però in effetti non era da aggiungere, my fault. Ammettiamo le nostre colpe. Però ho visto che il livello era basso e quindi ho detto: fuck, no, già non c'era acqua. Ho visto il livello basso, ho detto: chissà che caspita. In più, con questo odore di bruciato, sai, 1 più 1 uguale 3, cioè, no. Ok, allora mi fa: no, la macchina va bene, tutto a posto. L'olio, mi ha fatto vedere tutto l'olio che c'era. Mi ha fatto vedere l'olio nerissimo del gear. Mi ha cambiato l'olio da tutte le parti. Al che gli faccio: ma sentimi, ma questa storia del gas per la macchina. Ma guarda, se senti dei rumori strani, spegni il gas. Se la macchina va, lasciala andare finché la barca va, capito? Però è vero che la combustione del gas è diversa da quella della benzina. E quindi Andrew mi fa: usa il gas solo per l'emergenza. E quindi, però, conosco di altri personaggi che girano con l'impianto a gas. Poi bisogna anche vedere, perché tanti magari la raccontano per farsi vedere che non hanno mai problema loro con la Watts, cioè sono gli unici che hanno la macchina senza problema, mentre invece tutti quanti registrano dei problemi. E quindi, ma è anche vero che in Russia l'impianto a gas non ammettono. Tanti altri personaggi tedeschi o belga non usano l'impianto a gas, capito? So this is what it is. No, c'è una coppia di tedeschi che girano da tantissimo, ogni tanto registrano qualche problema, ma veramente poca roba. La macchina è più vecchia comunque di questa. E l'impianto a gas non ce l'hanno, insomma, e torno a ripetere: un meccanico che adesso vende le Watts per conto di quelle di Asciano mi aveva consigliato
anzi sconsigliato di mettere l'impianto a gas. Ora, considerando che deve vendere, fa gli impianti a gas. In ogni caso, adesso non ho ancora provato le ridotte, non ho avuto occasione, però nel muoverle così ho visto che erano molto morbide. E quindi ho cambiato meccanico con Andrew, bravo, grazie, però lo mollo. E quindi invece l'altro meccanico è andato, me l'ha presa, niente di che, luci semplici, no? Solamente più grosse di queste qua che avevo prima. E cos'altro? E quindi niente, ho cambiato meccanico, almeno questo qua ha il ponte, ed è importante avere il ponte con delle macchine simili, perché sennò è un casino, dai. Quantomeno la trincea devi guardare sotto. Ho trovato la penna. E questo è quanto.